Sfida cruciale per il fanalino di coda Castelfidardo che al Mancini ospita l'Avezzano ancora secco di punti nel 2019. Bagnoni deve rinunciare all'infortunato Bracciatelli mentre Noa Ciaccato va in panchina con D'Ercole e Bellucci a cui Bagnoni preferisce all'inizio Diouf e Massi. Giampaolo deve fare a meno invece dello squalificato Besana e schiera De Rocis fra i centrocampisti, dirige l'incontro Bonacina di Bergamo. Il Castelfidardo prova a prendere in mano le redini del gioco, l'Avezzano attende senza rischiare. Nei primi minuti i padroni di casa riescono a farsi vivi solo con una conclusione larga di Calabrese al quinto e all'ottavo con Trillini che libera Diouf al traversone, la difesa abruzzese rimedia in qualche modo, Trillini riprende ma poi colpisce male e l'azione sfuma. Troppo macchinosi, i padroni di casa faticano a costruire così, l'Avezzano prende coraggio e guadagna campo facendosi vedere al ventesimo, Kras appoggia per Padovani che dentro l'area di rigore prova il destro a giro, tiro centrale che non impensierisce Mercorelli. Al 22esimo Calabrese lancia Diouf che entra in area e cerca il diagonale ma contrastato da Di Nicola strozza la conclusione, passano altri due minuti e l'Avezzano trova il vantaggio. De Rocis si libera per il cross sulla destra, traversone preciso sul secondo palo per Bruni, dimenticato dalla difesa di casa, tocco di piatto che supera Mercorelli e porta in vantaggio la formazione abruzzese. Provano a reagire i ragazzi di Bagnoni senza però produrre nulla di rilievo, mentre si rivedono gli ospiti al 32esimo, Conti raccoglie una respinta corta della difesa marchigiana su corner da destra, Mercorelli si salva in due tempi. Cercano di aumentare la pressione i padroni di casa al 36esimo, Severini su azione di corner ci prova in acrobazia senza fortuna, ma un minuto dopo il Castelfidardo resta in 10 uomini per l'ingenuo fallo di reazione di Diouf che prova a farsi giustizia da solo su Di Nicola, sotto gli occhi di un Bonacina di Bergamo che non ha esitazioni nel mandare sotto la doccia il giovane attaccante senegalese. La squadra di Giampaolo capisce che è il momento di provare a mettere a sicuro il risultato e spinge con convinzione trovando l'occasione buona. Al 41esimo Bonacina giudica da rigore il contatto in area tra Bruni e Radi, inutili le proteste dei padroni di casa contro il limite che viene anche ammonito dagli 11 metri. Padovani non sbaglia e firma lo 0-2. Allo scadere i primi 45 minuti il Castelfidardo protesta timidamente quando Trillini finisce a terra in area ma Bonacina lascia correre e dopo 3 minuti di recupero manda tutti negli spogliatoi per il riposo. Al ritorno in campo dopo l'intervallo Trillini non rientra per far spazio al neoacquisto Semiao Granado per un Castelfidardo sulla carta più offensivo. I padroni di casa provano a scuotersi. Al 58esimo Severini con un bel controllo si apre un varco nella difesa ospite, accelera e incrocia col destro in diagonale senza inquadrare la porta. Un minuto più tardi, dopo un'azione insistita sulla destra, Massi mette in area. Calabrese trova il modo di servire Pigini che vede libero centralmente Severini. Il suo destro termina fuori di poco. Dopo 20 minuti della ripresa proprio Severini lascia il campo per D'Ercole ma il Castelfidardo sembra ormai rassegnato mentre si vede in avanti l'Avezzano al 72esimo col sinistro di Conti che finisce non lontano dall'incrocio di Mercorelli e al 74esimo con Bruni che però manda ampiamente sopra la traversa di destro. Un paio di conclusioni di Di Lollo negli ultimi minuti spezzano la noia di un finale già scritto su cui mette la firma anche Samba all'88esimo su punizione con un sinistro preciso che scavalca la barriera e si infila sotto l'incrocio dei pali per il 3-0 che permette all'Avezzano di portare a casa 3 punti preziosi. Nel dopogara bocche cucite in casa marchigiana, al nostro microfono le impressioni del tecnico ospite Giampaolo. Mister Giampaolo, una vittoria importante, una vittoria rotonda qui al Mancini che vi proietta fuori dalla zona playout. Sì, era una partita che temevamo tantissimo perché sono queste partite qui dove bisogna avere freddezza, bisogna stare tranquilli. Il Castelfidardo sapevamo che è una squadra che difficilmente ti fa giocare, noi siamo stati bravi a sbloccarla al primo tempo, siamo stati anche agevolati dall'espulsione del giocatore del Castelfidardo in 11 contro 10, poi diventa tutto molto più difficile, è successo a me la partita precedente con il Monte Giorgio che ci hanno cacciato un giocatore, perdevamo 1-0 Besana e poi è normale che diventa difficile, però sono contento perché c'è stata una risposta concreta da parte della mia squadra. Vincere a Castelfidardo 3-0 non è facile per nessuno e adesso dobbiamo continuare e dare continuità. Ora arriva, questa è stata la prima vittoria del 2019, ora arriva al dei marzi il Giulianova che anche oggi ha perso. Sì, il Giulianova sarà un derby, sicuramente sarà una partita molto difficile. Noi innanzitutto dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali perché giocando 3 partite una settimana sai benissimo che non è facile.
I ragazzi, secondo me, dopo questa vittoria sicuramente ti dà morale, ti dà fiducia, ti dà autostima, e ci prepareremo al meglio per fare questa gara che per noi diventa sempre fondamentale, perché siamo, come hai detto tu, siamo ancora nella zona playoff, per cui le partite sono ancora tante. Io penso anche per il Castelfidardo, ci sono 17 partite, sono tanti punti, per cui non bisogna mai abbassare la guardia, anzi bisogna stare sempre lì sul pezzo, concentrati, perché questo campionato è un campionato molto difficile, e di conseguenza bisogna essere sempre pronti a qualsiasi evenienza.